Eccoci qui, finisce qui la partita Napoli-Roma 1-1. Primo tempo, dicei, meglio il Napoli. Secondo tempo, molto molto meglio la Roma, che addirittura abbiamo anche sfiorato la vittoria, ma dovrei vedere la partita. Vita molto molto deluso dal Napoli oggi. E direi che ormai i sogni scudetto del Napoli vanno in frantumi, e io sono contento sempre. Vista la grande rivalità che c'è tra Roma e Napoli. Quindi ottimo così, grande Shaarawy, che sempre da subentrato fa sempre ottime cose. Forse da titolare un po' troppo, ma quando entra a partita in corso fa sempre ottime cose, a mio modo di vedere. E quindi ottimo così. Insigne, ragazzi. Incassati, incassati. Buonanotte, direi. Comunque, migliore in campo sicuramente per il Napoli, Koulibaly, che oggi ha preso anche le mosche, sinceramente parlando. Mamma mia, davvero top. Per noi altri, Shaarawy sicuramente. Ci metto anche Zaniolo, ma nel secondo tempo, perché nel primo tempo mi ha fatto letteralmente incazzare, perché passavo la palla, perdevo tutto quanto. Dribbling osceni. Secondo tempo meglio, molto meglio. Lo stesso Abraham oggi è evanescente, perché si è mangiato letteralmente un gol nel secondo tempo, non so come cazzo c'è ito su quella palla, boh, nel secondo tempo, le testa, bah. Era più facile sbagliarla che falla, onestamente parlando. Comunque, abbiamo avuto anche parecchie altre occasioni nel secondo tempo, tra l'imprecisione e tutto, davvero, oggi, vero, imprecisi, secondo me, sotto porta. Comunque, si rimane a 58 punti la Juve, anche se avevano pareggiato, ma oggi avevamo una partita molto difficile, a parte gli sfizi, Napoli è una squadra molto forte, molto di più di noi altri sicuramente, però intanto un bel pareggio, cosa non scontata oggi, soprattutto dopo il primo tempo che è stato davvero, secondo me, molto brutto da parte della Roma. Anche perché il primo tiro l'hai fatto verso il 40esimo con una punizione dei Pellegrini deviata sulla traversa da Osimhen, mentre si fa autogol. Lo stesso Osimhen oggi desaparecido, per fortuna. E quindi bene così. La partita dei grandi attaccanti, alla fine i grandi attaccanti se ne ho visti poco o niente. Mamma mia. E quindi bene così. Alla fine c'è pure stato un pareggio. Adesso ci sarà l'Inter, Zaniolo non ci sarà, visto che è squalificato. Lo stesso Mancini ha becca un'altra ammonizione, come al solito. Oramai lui le ammonizioni vanno di pari braccio. E quindi niente. Peggiore in campo per me Banez, che ha fatto una cazzatissima su quel fallo da rigore, che a mio modesto parere c'era, se Meldano mi ha incazzato come una bestia. Rigore giusto. E quindi secondo me se la Roma può le puntare a fare qualcosa molto molto di più di lottare per quarto o quinto posto, secondo me ci vogliono dei difensori molto molto più continui e più forti sicuramente, che ancora Ibanez fa sempre qualche nefandezza, come lo stesso Mancini ogni tanto. E quindi niente. Si è inceppato tutto. E quindi niente. Appuntamento alla prossima, che sarà un altro big match. Tocca tenere botta con questi big match per poi vincere tutte quante le restanti, perché sennò si fa dura, visto che siamo sempre tutti attaccati. Quindi dal quinto posto in giù, ovviamente parlo. Oramai noi altri, bisogna scudetti, non ci abbiamo mai fatto niente. Però per il Napoli oramai lo scudetto è bello che è partito, direi. Troppe big, come cazzo dice? Troppi punti sprecati tra Fiorentina con noi altri anche. Direi che ormai è belli che agiti anche loro. Alla fine sono andati contenta la zona Champions. E quindi niente. Appuntamento alla prossima. E sempre, sempre, sempre. Forza Roma! Come al solito, sto testa di cazzo, questo telefono.